stagione sportiva lunga ed avvincente si è trionfalmente conclusa in Croazia l'avventura di Tonino Kostu nel campionato europeo della montagna. In una affollatissima classe N2000, il pilota di Pozzo Maggiore ha portato a casa un'altra vittoria di classe a bordo della sua Honda Civic Type. Abbiamo sentito alcuni partner e il pilota Tonino Kostu. Allora, la nostra azienda, benché giovane, è appena 10 anni, ha cercato sempre di intraprendere attività che potessero portarla al di fuori del territorio regionale. E ci è sembrata un'ottima occasione quella di appoggiare un amico come Tonino, che ha la possibilità, oltre che portare avanti la sua passione, dare una mano a noi per farci conoscere al di fuori del territorio regionale. Crediamo in questo tipo di investimenti per far andare avanti l'azienda e per riuscire a dare un contributo anche a quelle persone che sperano e vogliono portare avanti i loro sogni e le loro convinzioni. Ecco perché preferiamo appoggiare delle sponsorizzazioni ad atleti sardi, a piloti sardi, tra cui Tonino, in cui abbiamo creduto fin dal primo momento, conoscendo le sue capacità, e che in questi 3 anni ci ha dimostrato effettivamente la validità del suo impegno e delle nostre impressioni. Ecco, la nostra azienda nasce 10 anni fa nel settore dell'automazione industriale, un settore di nicchia che ci ha permesso in questi anni di far valere le professionalità delle persone che lavorano in questa azienda e che man mano sta aprendo i suoi settori di interesse in vari campi. Operiamo prevalentemente in grandi strutture, quindi dal pubblico a quelle poche entità industriali che ancora esistono sul nostro territorio, e stiamo cercando di valutare altri settori di investimento che ci permettano di continuare a portare avanti le nostre idee e poter sponsorizzare ulteriormente Tonino ed altri amici che contano sui nostri appoggi. È stata un'annata probabilmente più difficile della precedente. Abbiamo comunque raggiunto dei risultati molto superiori, nonostante la fatica, le spese e diciamo l'impegno che ci è voluto, perché siamo riusciti non solo a vincere la classe, ma a entrare nella top 10 della classifica assoluta del campionato d'Europa, conquistando il 9° posto assoluto e classificandoci come prima vettura a 2 ruote motrici. Quindi penso che più di così non si potesse fare in ambito del campionato d'Europa. La prima gara inizia il 15 aprile in Francia con Saint-Pierre, dove abbiamo fatto un ottimo risultato vincendo la classe. A seguire la lunghissima trasferta di oltre 3.000 km in Portogallo, anche quella andata molto bene, avendo vinto lì la classe e addirittura riuscendo a raggiungere il 4° posto assoluto di gruppo. E poi successivamente c'è stata un'altra lunga trasferta in Repubblica Ceca, 1.400 km. Lì purtroppo il sabato ho avuto un incidente in prova che ha compromesso un po' la vettura. Abbiamo lavorato tutta la notte, ci hanno dato una grossa mano i meccanici di Fausto Bormolini e di Simone Fagioli, siamo riusciti a sistemare la vettura e siamo riusciti comunque a fare un secondo posto, che in una pista veloce come quella della Ecce Homo e con la vettura in quelle condizioni è stata comunque una grande soddisfazione. A seguire la prova di Trento, prova di insomma italiana del campionato d'Europa, lì abbiamo avuto delle grosse difficoltà perché dopo il crash lì in Repubblica Ceca la vettura era stata sistemata e per una piccola incomprensione tra me e il preparatore avevamo dei valori di assetto completamente sballati.
Quindi abbiamo fatto comunque un terzo posto che ci ha dato, non essendoci molti concorrenti di gruppo, comunque un piccolo aiuto, soprattutto insomma, un pacchetto prezioso di punti che ci ha permesso comunque di risalire verso l'alto nella classifica. E il sabato avevamo il miglior tempo in prova, poi ha diluviato la domenica e quindi ho preferito non rischiare troppo in ottica campionato, cercare di guadagnare dei punti e di, insomma, di riportare la macchina a casa intera. E anche lì abbiamo ottenuto un podio. Poi le gare successive sono state in Slovenia, dove in una pattuglia di 9 Honda in classe ho fatto la seconda posizione, anche se attardato, in quanto durante la seconda manche di gara c'è stata un incidente che ha coinvolto la vettura che partiva prima di me, quindi sono dovuto ritornare giù con la vettura già calda, freni, gomme, eccetera, e ripartire immediatamente, mentre il mio diretto avversario era il primo dei non partiti. E alla fine, dopo due manche, mi è stato davanti per un secondo. Infine, l'ultima gara in Croazia, dove c'era una pattuglia di 11 Honda addirittura in classe, compreso il pilota austriaco, mio diretto concorrente, e lì fortunatamente non ci sono stati eventi, insomma, niente di negativo, e sono riuscito a primeggiare in una classe appunto di 11 vetture del gruppo N e addirittura a conquistare il sesto posto di gruppo, che quindi ci ha portato ulteriori punti, e arrivando al risultato finale che ho detto poc'anzi, della nona posizione assoluta della vittoria di classe nell'N2000 nel campionato d'Europa. Sì, per la verità io ho avuto l'aiuto di un'azienda di Sassari, la Mattica appunto, che mi hanno comunque aiutato già dal 2013 per il campionato italiano, e nel 2014 e nel 2015. Potete immaginare quanto importante è l'aiuto di un'azienda del genere per un pilota che, diciamo, con i pochi mezzi che ha a disposizione, deve girare per tutta l'Europa e partecipare a gare lontanissime con, insomma, spese anche ingenti e notevoli. Quindi io non posso che ringraziare con tutto il cuore l'azienda per lo spazio che mi hanno dato, per l'aiuto fondamentale, che poi alla fine sono anche dei cari amici, quindi diciamo che sono contento di aver raggiunto questo risultato, anche per ripagare in parte lo sforzo che hanno fatto per me, ecco.